Con il numero in crescita nelle ultime settimane dei contagi da Covid, assume un significato di rinnovata attualità la cittadinanza onoraria che ieri è stata conferita dal Consiglio Comunale di Farindola, riunito in seduta solenne al generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid per conto del governo, che però era assente per impegni all'estero. Il generale Figliuolo, ha dichiarato il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, è un esempio di come un alpino con la sua determinazione possa allargare al mondo civile la sua dedizione. Così è stato quando con serietà e umiltà ha lavorato alla gestione di una pandemia inimmaginabile ed è quindi per noi motivo di vanto averlo come punto di riferimento anche nel mondo della società civile. Il conferimento della cittadinanza onoraria al generale Figliuolo è stato uno degli eventi previsti ieri per la prima giornata di festa in occasione del raduno degli alpini organizzato a Farindola. Tra i momenti più toccanti, la cerimonia di commemorazione della medaglia d'oro al valor militare dell'alpino, eroe di guerra, Giuseppe Mazzocca, in occasione del centenario della sua nascita. A presenziare la manifestazione anche il consigliere regionale Vincenzo D'Incecco, che ha fatto stanziare nel bilancio regionale un contributo per lo svolgimento del raduno degli alpini. Sempre ieri si è svolto anche un annullo filatelico con la presentazione della cartolina del centenario con bollo delle Poste Italiane. La prima giornata di festa del raduno degli alpini si è infine conclusa con l'esibizione del coro Ana degli Alpini per la sezione di Pescara. Nella giornata odierna, prevista la sfilata degli alpini unitamente a momenti istituzionali di saluti e interventi. Al TG8 il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta. Weekend straordinario per la comunità farindolese, weekend in cui festeggiamo il centenario, ricordiamo il centenario della nascita di Giuseppe Mazzocca, medaglia d'oro al valor militare. Restituiamo alla sezione Ana Alpini la sede dell'associazione, diamo orgoglio e lustro a una comunità tanto sofferente in questi ultimi anni. È un momento veramente di felicità per tutta la cittadinanza farindolese. Attendiamo con ansia le penne nere che sfileranno per le nostre vie cittadine nel raduno regionale.